Buongiorno bellezze, oggi vi mostro come ho realizzato la mia amico pittura dedicata alla barriera corallina. Partiamo dall'indice, creo un beige non troppo chiaro e diluisco bene il colore con il pennellino striping, comincio a dare forma alla mia mano. Bianco per le unghie con una tonalità più chiara di beige, quindi aggiungendo una puntina di bianco, creo una sorta di puntiluce per evidenziare appunto la forma delle dita molto stilizzate. Poi passo al dito medio, dove con lo stesso colore do la forma a una sagoma di una tartarugona grossa e vicino un'altra molto più piccina. Passiamo poi all'anulare, cominciamo a creare il fondale marino, quindi in questo caso con il rosso appoggio e rilascio il pennello fino a qua, fino a formare appunto una sorta di semicerchio. Piantina vicina, grosso cerchio viola, più piccolini, più scusate, cerchiolini più piccolini con il lilla e in mezzo un puntino rosso. E in questo modo creo una serie di piantine di diversi colori molto accesi tutto attorno, in più il corallo che creo con il rosso ben diluito e lo striping, e comincio a creare delle linee molto sottili con delle diramazioni, diverse diramazioni. Questa è la visione laterale. Quindi creiamo una serie di piantine in questo modo di colori molto vivaci e accesi, e con il bianco creiamo dei punti luce, come potete vedere. Creo le stesse piantine anche sotto le nostre tartarughe, quindi dei coralli, una pianta arancione sulla destra e delle piantine verdi di base, tanto per dare un pochino di colore di cornice, e i soliti punti luce con una tonalità molto più chiara. Passiamo all'indice, qui creiamo dei coralli, quindi come vi ho detto prima, striping, colore molto ben diluito, e creo dei filamenti molto sottili con le proprie diramazioni. Una un po' più grossa alla base, dove creiamo appunto con l'arancione e il bianco dei punti luce. Creiamo dei coralli e delle piantine anche sul mignolo. Questa è la visione laterale e poi cominciamo a dar colore alla nostra tartarugona, quindi creiamo la parte sotto della pancia con un marrone scuro, la testa e le zampine, alette come si chiamano, con un verde chiaro e poi dei puntini col verde scuro, occhietto puntino nero con un puntino centrale bianco, e poi con il bianco ed un marrone, un marroncino più chiaro, cominciamo a dare dei punti luce e creiamo allo stesso modo anche la tartarughina più piccina, quindi cerchiamo di mettere in evidenza la parte appunto della schiena, una sorta di carapace che hanno, con un verde scuro. Creiamo lo stesso corallo anche sul pollice. Diamo una bella passata di top coat long lasting e questo, ragazzi, è il risultato. A me piacciono tantissimo, spero che piacciono anche voi. E nulla, ci vediamo alla prossima nell'arte. Ciao!